Va ora in onda l'Espresso del Froldi. Pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1. Bene, si è da poco concluso il Gran Premio di Suzuka in Giappone con una doppietta Red Bull ampiamente prevedibile, anche il giro più veloce, e chi si aspettava una Ferrari che potesse competere con la Red Bull probabilmente si era fatto di acidi. Naturalmente questo non vuol dire che non si sperasse in una buona competizione da parte delle due rosse di Maranello. In effetti, se guardiamo la gara, non possiamo dire che la Ferrari, la SF24, sia andata male, è andata molto bene nella gestione gomme. Ovvio, c'è una certa distanza ancora da Red Bull, però rispetto alle premesse dell'anno scorso dobbiamo vedere l'aspetto positivo. Ma d'altro canto, io credo che io chiami Ferrari sia necessario sempre cercare di dare il massimo e di puntare alla vittoria. E allora ecco che in qualche modo questo Gran Premio, questo fine settimana, ripropone il solito problema del pendolo Ferrari. Non so se sono stato il primo molti anni fa a parlare di pendolo, ora vedo che molti lo hanno ripreso il concetto, magari ognuno ci è arrivato per conto suo, quindi non è che io abbia la primogenitura di questo concetto, ma voglio dire, il concetto è abbastanza semplice. Di norma i tecnici di Maranello tendono a fare monoposto che non sono mai del tutto equilibrate, nel senso che o da una parte sono estremamente veloci nei rettilinei o dall'altra parte sono meno veloci e efficienti nei rettilinei e sono un po' più veloci in curva, oppure fanno delle monoposto che vanno molto bene in gara ma fanno delle monoposto che hanno problemi nella qualifica. Ora l'optimum, così potremmo dire l'eccellenza, la raggiungi quando riesci ad avere un'ottima gestione delle gomme e quando riesci chiaramente a partire molto avanti durante le qualifiche. Il Gran Premio del Giappone ci ha mostrato invece come la Ferrari abbia un grossissimo problema nelle qualifiche, soprattutto nel Q3. Ora c'è anche da discutere naturalmente sul fatto che c'è sempre la variabile dei compound Pirelli, nel senso che, come sapete, in realtà di gara in gara Pirelli sceglie fra le tre mescoli a disposizione, cioè rossa, gialla e bianca. Ci sono per ben tre variabili, più morbide, meno morbide, ancora meno morbide, quindi anche questo potrebbe in qualche modo influenzare il rendimento della Ferrari. Ma sempre lì siamo, cioè manca un equilibrio, manca un equilibrio per cui la Ferrari possa andare molto forte in qualifica e poi capitalizzare quello che è una, quella che è una gestione molto buona durante la gara dello pneumatico, cosa che ha ad esempio chiaramente Red Bull, che è davanti proprio perché ha entrambe le caratteristiche. Però detto questo, è chiaro che gli aspetti positivi ci sono, ma ci sono due grandi punti interrogativi che sono legati a alla capacità della Ferrari di sviluppare questa monoposto, b come migliorare, quindi di conseguenza l'una cosa legata all'altra, le prestazioni in qualifica, perché puoi avere il ritmo di gara migliore, puoi avere una gestione eccellente delle gomme, pensiamo a Leclerc alla prima parte di gara, ma se poi parti molto indietro è chiaro che arrivi sempre dietro ai primi due. Qualcuno ti dirà, beh, ma allora qual è la è sempre meglio comunque così che, ad esempio, avere una macchina velocissima in qualifiche che poi distrugge le gomme. Ovvio, siamo nel regno dell'ovvio, nel regno di la palisse. Tuttavia, forse il discorso è un altro. Se ti chiami Ferrari, hai quelle risorse, hai quel popò di struttura tecnica, devi avere una monoposto che debba fare il meglio del meglio
non è detto che si vinca sempre, ci mancherebbe, ma che comunque deve davvero essere una monoposto efficiente. Cioè io non apparterò mai al gruppo di coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno, ma questo anche per una questione proprio della mia forma mentis. Tuttavia continuo a pensare che se ti chiami Ferrari devi tentare sempre di vincere. Non è detto che ci riesci, ma dovresti essere sempre alla spina nel fianco di tutti, per la gloria, per la tradizione, per i soldi che hai, per il reparto tecnico che hai e così via discorrendo. È una strada ancora molto lunga, secondo me i risultati positivi ci sono, non è detto che si riesca a colmare il gap, per questo continuo a pensare che ci siano tre possibilità che ha la Ferrari davanti a sé: o rimpolpare il gruppo tecnico con menti molto brillanti, o con qualcuno tipo Adrian Newey, ma non se ne vedono in giro, o comprando lo stesso Adrian Newey, sostanzialmente queste sono le tre variabili. Da questo punto di vista, forse il lavoro sottotraccia che sta facendo Vasseur ci potrebbe regalare qualche sorpresa. Continuità, voglio lasciare una piccola punta polemica alla fine. Come ho sempre pensato, la continuità di per sé non è un valore, lo dimostra il fatto che la SF24 è molto migliore della SF23, che è, pur avendo la Ferrari nel frattempo perso buona parte dei tecnici dell'era Binotto, perlomeno dei tecnici di punta, a partire dallo stesso team principal. Questo vuol dire che la continuità, avendo però elementi che non sono capaci, è una perdita di tempo. Tra l'altro vediamo che gli ultimi transfughi da Maranello non hanno fatto particolarmente fortuna. Lo stesso Sanchez è saltato da McLaren dopo appena 3 mesi. Insomma, quindi come vedete anche questo in qualche modo è legato al concetto che la continuità da sola non è nulla, non significa assolutamente nulla. Avete ascoltato l'Espresso del Froldi, pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1.